Non era facile, tutt'altro che scontata, era cominciata molto male col gol del Cesena a freddo, poi l'avete rimesso in piedi, soprattutto nel primo tempo avete dimostrato voglia di recuperarlo questo risultato. Sì, no, infatti abbiamo subito il gol così a freddo come era successo al Frosinone, stesso gol, e adesso valuteremo comunque come migliorare nei calci piazzati, però comunque la reazione c'è stata, il primo tempo li abbiamo messi veramente sotto. Tant'è che qualcosa in più meritavamo. Poi nel secondo tempo la partita era in ballo e tutte e due le squadre potevano vincere, però abbiamo avuto fame e l'abbiamo portata a casa. Mi offri un assist perché anche contro il Frosinone avete un po' subito e sofferto le palle inattive. Ogni qualvolta che il Cesena batteva dei calci d'angolo andavate un po' in difficoltà. Che cosa vi ha fatto male di questo modo di battere i corner del Cesena? No, magari le continue variazioni che apportavano e i vari schemi. E che magari non erano sempre gli stessi, e poi loro anche la loro cattiveria nell'andare a saltare, però a parte il gol, comunque poi l'abbiamo retto bene. Secondo tempo il Cesena ha cercato di fare la partita, vi siete difesi e poi la qualità davanti, insomma, quando si hanno giocatori come Caputo o Catellani basta poco per accendere la partita. Sì, no, infatti c'è stato un tratto della partita che non riuscivamo veramente a uscire dall'area, siamo stati bravi a tenere, a reggere, e poi ringraziamo comunque i nostri due top player che abbiamo davanti, che comunque ci tolgono veramente dalle castagne qualche situazione, infatti si è visto e abbiamo i due attaccanti più forti della categoria. L'intesa con Benedetti come va? Perché insomma tante volte nel corso della stagione vi siete alternati con Ceccarelli però che era il punto fermo. Ah sì, adesso che manca Ceccarelli comunque puntiamo a far bene, non è facile nel nostro ruolo il continue variazione di cioè, cambiare ogni volta il proprio compagno, però l'intesa anche in allenamento continua a crescere e penso che oggi comunque si è visto.